I controlli di routine, un'ombra sulla lastra e poi la diagnosi che spesso suona come una sentenza. Da lì in poi l'inizio di un cammino che non sai dove ti porterà. Quella del cancro al seno, purtroppo, è un'esperienza diffusa su larga scala tra le donne, un calvario che ti segna nel corpo e nell'anima. Ma per fortuna esistono anche belle storie di quelle che ti riconciliano con la vita, storie come quelle raccontate da Rita, che il calvario del cancro al seno l'ha vissuto attraverso la mamma, salvata dall'intervento dell'equipe della Breast Unit di Gela, guidata dal dottore Di Martino. Un esempio di buona sanità che Rita, nissena come la mamma, ha incontrato qui nell'ospedale gelese. La storia comincia da una semplicissima mammografia di controllo, lo screening annuale che mia mamma ha fatto a Canicattì, dove per caso purtroppo è stata scoperta una massa non ben identificata. Il radiologo ha subito capito che fosse una massa sicuramente non benigna, per cui ci ha istradati verso Gela. E quindi siamo approdati qui al reparto della Breast Unit dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Rita e la mamma arrivano a Gela con un carico di tensione altissimo. La paura è tanta, ma l'ambiente che trovano le mette subito a proprio agio. Abbiamo trovato un ambiente che definire familiare sarebbe veramente riduttivo. Il dottore Di Martino, che è il primario, coadiuvato dal dottore Ristagno, da tutto lo staff, Katie Smecca, che è una delle infermiere, la signora Lobello, che è la presidente di ADOS Gela, ci hanno accolto veramente come delle persone di famiglia. Sono stati meravigliosi sin dal primo istante. Chiaramente la paura la faceva da padrone, perché in una circostanza del genere il panico ti prende, ma loro sono stati veramente bravi a metterci a nostro agio, a darci serenità e a iniziare questo percorso sicuramente impegnativo. Si parla tanto di malasanità quando si parla di ospedali siciliani, che esperienza è stata la vostra? La nostra è stata un'esperienza più che positiva. Io sono qui proprio per testimoniare la buona sanità. Cioè, anche in Sicilia abbiamo reparti che veramente, come la Breast Unit, che sono veramente d'eccellenza, ma non soltanto a livello professionale, chiaramente. Io dico che loro sono degli angeli in camicia. Il dottore Di Martino e il dottore Ristagno hanno delle mani di fata, e lo so perché ho visto il risultato dell'intervento, pur non essendo io medico, chiaramente avendo competenze ridotte. Ho visto il risultato, ho visto come sta adesso mia madre e mi rendo conto che sono stati veramente bravi a livello professionale, ma a livello umano credo che non si possa descrivere la loro umanità. In ospedale, Rita e la mamma trovano sin da subito un ambiente familiare che le coccola anche nei più piccoli particolari, organizzando addirittura una festa a sorpresa per il compleanno della paziente che compiva 72 anni il giorno dopo l'operazione. La mamma ha fatto il compleanno esattamente il giorno dopo dell'intervento, per cui ancora era in piena fase di ripresa, drenaggi, flebo, eccetera. Il dottore Di Martino, insieme al suo staff, hanno organizzato una festa a sorpresa. Il reparto con le altre signore operate, con me, mio marito e mio padre, che li abbiamo raggiunti. E il dottore Di Martino ha organizzato un rimpresco, è stato super emozionante, cioè proprio ci ha colti di sorpresa, ci ha resi veramente felici. Voglio dire, quale altro primario lo farebbe? Oggi la mamma di Rita sta bene, ha superato l'intervento e sta affrontando un lungo periodo di riabilitazione. La strada è ancora lunga, ma la famiglia Porrovecchio ci tiene a ringraziare gli angeli in camice bianco che li hanno accompagnati in questo percorso difficile. Abbiamo riscoperto, qualora l'avessimo persa, un po' di fiducia nell'umanità, nelle persone, nelle professioni sanitarie, e anche in una struttura pubblica che io non credevo potesse funzionare così bene, perché la Breast Unit comunque è all'interno dell'ospedale di una struttura pubblica, ma funziona bene e in maniera efficiente quanto una privata. Si parla tanto di strutture private, in realtà noi con la sanità pubblica, non avendo pagato peraltro nulla, abbiamo avuto questa esperienza così positiva.